Molti ragazzi inesperti hanno la paura che la gente la giri. Quindi, se avete questa paura, non fate questo gioco. Ciao ragazzi, ciao Nick, Ciao, come sempre, grazie di essere grazie giunto, di farci compagnia. Guarda, voglio partire subito facendoti un gioco. a voi. Ah, Posso? certo. Abbastanza neoclassico, non so come definirlo. Scegli una carta e ti spiego come ritrovare una carta Ok. scelta. Ok, guardala, ricordala, falla vedere in camera. Solite cose. Ok, dimmi stop. Stop. Ok, guarda, per sicurezza la faccio rivedere. Spero che si veda. Ok. Ora chiudo e sarò in grado di, di ritrovare la tua. Se lo conosci già, non dire niente. No, di ritrovare la tua carta. In realtà non è che la ritrovo nel senso che indovino che carta è o vado a ripescarla nel mazzo. È molto più semplice. Basta far così. Ora, noi sappiamo che circa a metà del mazzo, però basta far così. Ok. Adesso è salita in decima posizione. Quinta. Terza. Seconda. Prima. Ta-na-na. Sei di picche. Veramente? Ti spiego un'altra cosa molto interessante. La differenza che c'è tra un amatore e un professionista. Che il professionista ha sempre un'assicurazione e un piano B. Infatti io in tasca avevo preparato una carta. Secondo te che carta è? No, Tre di quadri. sei di picche. Ah, ok. Hai tre di quadri la No, tua? sì. Curioso, infatti sul tavolo. No. Tre di quadri, yes! Ok, dico, è un semiclassico, un neoclassico, è un gioco di Eddie Fechter, che è stato forse il papà dei moderni bar magician. Tra l'altro a lui è dedicato il famoso 4F, no, questa convention Factor annuale. Thinking Finger Frolic. Sono 4 F, Fechter? Flinging Finger Frolic. Sì. Forever. Flicking, 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 quella roba lì. So che tu hai un po' Sì, studiato ho un Fechter, pochettino guardato un raccontaci. po' la sua vita. Beh, allora è un autore tedesco, i suoi genitori erano tedeschi o comunque Europa. Per motivi di lavoro, credo, si sono dovuti emigrare in America e da lì hanno aperto subito dei bar e Fechter da subito, fin da piccolissimo, si è appassionato alla prestigiazione e ha visto nel mondo dei bar un intrattenimento interessante che poteva essere un metodo di lavoro, no? Anche per mandare avanti l'economia del bar. Poi purtroppo suo padre, credo, gli abbiano sparato, sia morto a causa di una rapina in uno dei loro locali. Bene. Però lui ha preso in mano l'attività di famiglia e ha continuato a gestire il bar. Poi l'ha chiuso, ne ha riaperto un altro che era stato il Factor Bar, in cui ha lavorato per la maggioranza della sua vita. Poi quel bar è fallito, non si sa il motivo, è fallito. Poi ha aperto un hotel, il Forks Forks Hotel, in cui poi penso sia stato anche uno dei primi location del 4F, Hotel. Sì, a della Buffalo. convention a Buffalo. Poi è morto di leucemia nel 79, il 31 marzo, e comunque ha lasciato una bella eredità, no? Per quello che è stato il mondo dei bar magician Caspita, e... Julien, di cui abbiamo già parlato. Dico la verità, è un autore che ho studiato tantissimi anni fa. Jerry Metzner aveva scritto un libro sulla magia di Fechter, da cui ho preso questo gioco. Per un po' di tempo ho fatto anche, ne abbiamo parlato prima, non Be riesco, honest. Be Honest, magari dopo lo Sì. accenniamo. Però questo è un gioco che io, da quando l'avevo imparato, sinceramente non mi ricordo neanche se fosse così o l'ho modificato col tempo. Ho sempre fatto nel lavoro professionale perché è un gioco secondo me professionale, è un gioco Molto molto bello. forte, molto veloce, ma che ha dentro tutto, no? Ha dramma, è interessante. E magari prima di continuare lo spiego, poi Certo. so che tu conoscevi, sai di versioni anche Sì, precedenti. antecedenti. Vabbè, lo spiego. L'idea qual è? Carta scelta, in qualunque modo viene controllata in cima, si fa una doppia presa, la carta scelta per esempio è il 5 di quadri, si fa una doppia presa. Quindi dicendo questa è la tua carta, no, viene lasciata sul tavolo, si impalma quello che per il pubblico è sul tavolo, si fa finta di tirarla fuori dalla tasca, si chiede allo spettatore quindi che carta ho, lo spettatore ipotizza, perché siamo maghi, che sia la carta scelta, quindi nomina la carta scelta, in realtà fingo, dico no, l'asso di quadri. Tutti si ricordavano che era sul tavolo, tutti si fiondano sul tavolo a girare e sarà la carta scelta. È interessante per diversi motivi, almeno per le analisi che ci ho fatto io. Poi magari se vuoi aggiungere delle cose tu. Prima di tutto è interessante perché dentro alla costruzione del gioco c'è l'idea, soprattutto portata avanti da Tamariz, di un cambio con la doppia. Cioè,
se io ti facessi vedere una doppia, la cambiassi qui, ti facessi vedere la doppia un secondo, la cambiassi qui, molto meglio, tamarizze. Certo. Quindi allontanando il mazzo dalla zona dove avviene lo scambio, dilatando nel tempo il momento in cui avviene lo scambio, diventa tutto più forte. E qua è implicito nel gioco. Infatti, secondo me, è importante l'attitudine col quale si lascia la carta sul tavolo. Perché molti ragazzi inesperti hanno la paura che la gente la giri. Quindi se avete questa paura, non fate questo gioco, dal mio punto di vista. Perché si trasmette nella gestualità. Perché, quindi cosa succede? Io ti dico, era questa? No. Ah. Ok, perché c'è... No, non va bene. Non va bene. C'è tensione nella zona lì. C'è qualcosa... Gli sto dando importanza, c'è tensione. La gestisco in una maniera innaturale. In più, la mia gestualità non racconta quello che sta succedendo. Perché... Chi nella vita, se noi veramente sbagliassimo, cioè ti dico, e quindi la tua carta era questa? No, mai farei, ah, ok. Cioè, era questa? No, ah, ok. Questa è l'attitudine giusta, no? Quindi non bisogna aver paura, anzi, mettiamola dove si potrebbe arrivare, no? Proprio per il fatto che la gestiamo con noncuranza, la mettiamo in una zona in cui uno potrebbe arrivare, stiamo dicendo non me ne frega niente. Quindi, secondo me, è... Era Jack di picche, giusto? No. La giro ancora, così taglio ancora di più i tempi, la giro ancora prima che lui mi risponda. Era Jack di picche, giusto? No. Veramente. La carta non esiste più. Certo. Quindi, cosa succede? Che la gente vede il Jack di picche qua, l'attenzione è qua. Io mi giro verso di lui mentre parlo, quindi si perde, cioè viene divisa l'attenzione, no? Nel breve gesto in cui lascio. E se notate... il mazzo è qui, cioè la carta la porto in questa zona, quando giro vengo col mazzo e vado via col mazzo, quindi tutta questa carta è sempre rimasta qua. Qualcuno si ricorderà addirittura di aver visto questa cosa, tipo, e quindi un miracolo, no? Quindi Jack di picche, giusto? No, veramente, però ti spiego, no. La differenza nel momento in cui io introduco un'altra frase, implicitamente ho chiuso questa frase, basta. Chi se ne frega di quello che è successo? Ah, ti spiego un'altra cosa. Molti la leggeranno come si sta arrampicando sugli specchi. E va benissimo. Più pensano che mi arrampico sugli specchi, più sono convinti che abbia sbagliato, meno sono interessati a quella carta lì. Certo. Nella sua versione usava il toss change e la giro facendola vedere. Dopodiché non è questa, la lascio sul tavolo, no? Quindi cosa succede? Invece dicevi che avevi un gioco... da far vedere sull'onestà. Tra l'altro lui aveva le mani molto grosse, infatti vedrete che esteticamente il toss change funziona meglio, no?